L'elettronica mi sta abbandonando. Sì, non usare, sì, non giocare, la canzone, giorno, 16 e 45, benissimo, no? Sì. Non stai capendo quello che devi fare. Sono miracolosamente rimasti lì. Possiamo aumentare il contrasto, però vengono fuori come degli spiacevoli reticolati. Siamo pronti per il Flare X. Questo Flare M dovrebbe essere stato su una regione tipo qua, la 3780. Vediamo che cosa hanno detto nel frattempo, se l'hanno classificato. No, sono arrivate al C6 di stamattina a mezzogiorno che abbiamo osservato. 6.6, ma non c'è l'ultimo Flare M.
momento di stanca, salviamo questi file. Questo è il FLIR C6 di prima. Ho fatto un file AVI senza. Senza volerlo, diciamo. Questo è il momento della partenza. Questo FLIR è partito alle 16:00, culminato alle 16:06 ed è finito alle 16:18. E questo è alle 16:06, quindi è quando è culminato il massimo del flare. Insomma, si sì, poteva auspicare qualcosa di meglio, ma questo è stato.
può ripigliarsi, eh? È tipico del massimo solare l'accendersi delle regioni attive un po' dappertutto. Forse adesso si sta accendendo quella grande, attenzione perché questa non scherza proprio. Se si accende lei. Sono fenomeni paranormali del terzo tipo. Ore 17. A 37,90 si vede molto bene. Ha una macchia enorme che sta arrivando pure lei, eh. Sembra una galassia spirale questa MAR 3784. Momento buono dell'osservazione solare, sarebbe buono che facesse un flare adesso. Probabilmente l'ha appena fatto, microscopico. Beh, di 5,37. 6 minuti fa.
stanno accadendo dei flare nelle parti esterne di questa specie di galassia spirale che è la AR3784. E a naso io mi aspetto che siano le regioni dove c'è meno energia magnetica rispetto a dove sono le macchie. Tuttavia, ho visto adesso un bel flare C6 su questa regione qui che sembra una nullità, la 3785. Per cui un po' tutto il sole è carico e pronto a tirare fuori la sua energia. Il privilegio adesso di essere accomodato davanti a questo schermo per un po' di tempo senza muovere comandi e cose del genere. Probabilmente qua c'è qualcosa, anche se è un effetto del seeing. Ultimo aggiornamento 4 minuti fa. Livello energetico in C5. A giugno scorso era il livello dei flare, tutto sommato.
anni per te sono come un giorno solo, come un turno di veglia nella notte. Comunque possiamo dire che abbiamo una sensibilità a un flare di C5. Che è un ottimo risultato dopo un mese di tentativi di fine tuning e compagnia bella. E poi esiste un'infinità di microflare che sembra siano legati alla temperatura della corona solare. Pari a 2 milioni di gradi. Gli effetti del Sing fanno quasi accendere la speranza che qui ci sia un flare, poi certe volte qui, perché fanno scintillazione praticamente sulle strutture luminose della cromosfera, che non è sbagliato ora, considerare come dei punti luminosi, come delle stelle che si accendono per l'attività solare.
E qui siamo un pochino al minimo, anche se qua sembra sempre pronta a partire questa regione attiva. Aggiustata. Questo viene fatto al minimo C4 nell'attività odierna. C'è quella grande macchia che mantiene alta il valore base.
Probabilmente il Ferci 6 che è stato qui stamattina. Presenta come piuttosto debole ma visibile, per cui può darsi che i settings erano molto scarsi nei giorni precedenti. Adesso sembra che si stia accendendo davvero questa regione qua. 17:25. Non ci resta che aumentare lo zoom e guardare. Diciassette e venticinque, questa è aggiornata 2 minuti fa. Sta A4, a C4. La regione è larga qualche pixel, non di più di 2-3 pixel. Qui accenna a risalire. 25 è passato. Quattro e zero due. Vediamo a che livello arriva. Ma sono flare modesti, proprio strumentali che si vedono. Appena appena. Adesso ci arriva il valore dei raggi X, credo che fosse il precedente, solo che il Sing è un po' migliorato e allora si vede più dettagliato invece di sparpagliato su più pixel e perciò sembra più luminoso. C4. Si vede molto bene, sarà l'effetto del Seeing 17:28 o la presenza di un'attività che sta incrementando. Eccolo qua, 17:25, 17:26, sta salendo, è lui. Ma se fa il bravo, nel giro di 10 minuti raggiunge la classe M. Se no, come diceva Peppino De Filippo, desiste.
Comunque a 25 si è visto nettamente che c'era qualche cosa di nuovo lì. Però possiamo dire che a 30 la novità è rimasta in qualche modo circoscritta. Quanto avevamo visto prima, se fa il bravo e si propaga in tutta la regione, qua può scattare qualunque cosa perché è una regione carica di energia. Catturiamo questo piccolo flare sulla regione 3784 che potrebbe essere all'origine di qualcosa di più grosso intorno a tutta la regione. Ecco, qui c'è stato un C4. Evidentemente è stato un miglioramento del seeing, perché da qua C4, il minimo è C4, il massimo è C4 è 38. Diciamo che è stato solo un miglioramento del seeing che ha fatto vedere meglio una struttura che già di per sé è attiva, però continua a occhieggiare. Adesso sono le 17:32, c'è sia il seeing che il fenomeno in sé. Una regione piuttosto limitata. Possiamo sempre controllare quello che dicono i raggi X, ma quello che dice la diretta è leggibile senza invocare interpretazione di sorta. Comunque quella zona continua a emettere la GX.
Sono momenti felici del seeing che ti fanno dire che sta succedendo qualcosa qui, perché cambiamenti non ce ne sono. C'è stato un flare M1.33 durante la nuvolosità pomeridiana. L'ho osservato fin qui, fino alle 13.50, quindi 11.50, fino a qui. Poi da qui a qui c'è stata la nuvolosità pomeridiana e qua sono ritornato in un momento di praticamente calma piatta, che però ha offerto alcuni piccoli flare di classe C6, C4 addirittura. Ecco un flare al lembo, eccolo qua, eccolo qua. Si è svegliata la regione 3790 alle 17.39 e sta facendo un bel flare al lembo. Nel quadro e vediamo che tipo di evoluzione ha questo flare. Questo è perché il lembo ci ha abituato molto molto in maniera molto molto parca. Si
sta sviluppando un bel flair a Lembo. Vedete che la regione che si attiva è piuttosto larga. Possiamo andarla a vedere con maggiore ingrandimento. Senza perderlo di vista. Qui si vede che sta partendo 17:38. Questo l'abbiamo preso proprio all'inizio. Quindi possiamo continuare le catture perché se aumenta la luminosità quanto mai interessante. Allora, è partito da C3.76, quindi da un livello di energia piuttosto basso. E adesso si sta veramente attivando alla grande. Questo invece si sta aggiornando alla minima. Siamo vicinissimi al Lembo, quindi la regione interessata è molto vasta. E infatti è arrivato a C7, ma secondo me va oltre. Stanno accendendo due punti. Avviso di pioggia. Ci lasciasse altri 5 minuti. 10 per vedere sto flare. Andiamo a prendere questo dato. In questo momento siamo a C8 e sta facendo un flare. Un flare che sarà riconosciuto tra poco, comunque un flare veloce. Forse addirittura qui abbiamo il rilascio di una corona di mass ejection. O sono macchie. E prendiamo anche un'altra cattura.
15:40, ultimo dato, siamo a 5 minuti fa. Quindici e 42, vediamo che cosa dice. Il picco c'è stato, quindi finisce lì. CC8. Ecco, è stato identificato come flare. Uno si domanda come mai è esploso ai bordi anziché al centro, perché ai bordi c'è più area rispetto al centro. C'è più area proiettata, quindi noi la vediamo. Vediamo fenomeni su un'area maggiore. 46, siamo 8, 4 minuti fa, vediamo se c'è il 43. C7 e 6 sta scendendo. Qui ha raggiunto un massimo di C8. 8 e 16. Sono tuoi lontani. No. Non è detto che sia finito questo flare. C8, un buon C8, come le marche dei telescopi più amate dagli astronomi. Il flare è terminato. Si può dire che l'abbiamo guardato in tutta la sua estensione. Partito da C3 6, arrivato a C8, 8 e 3, 11 e mezzo, diviso 2, 5 e 5. Quindi siamo
a pochi minuti, pochi istanti dalla fine del flare, dalla fine ufficiale del flare. Sessanta, 220, vediamo un po' com'è la saturazione qua. Perfetta, mi sembra. Un S6, pure il control è un S6, insomma, si vede bene quello che si deve vedere. Abbiamo seguito un flare in tutta la sua estensione. Solar CC in C4 possiamo dire, perché si vede bene flare. Questo è perfetto. Salviamo questo setting e chiudiamo la trasmissione adesso. 49 dovrebbe essere arrivato. C52, eccolo qua. Proprio adesso è finito. Quindi questo flare è stato ripreso nella sua interezza. Dalla regione 3790. Grazie per l'attenzione.